Prostatite cronica e sindrome del dolore pelvico cronico sono spesso associate nell'uomo alla presenza anche di problematiche, di disagi della sfera sessuale, che il più delle volte si rappresentano con la disfunzione erettile, ma anche spesso con l'eiaculazione precoce. Quindi, oltre al disagio del dolore cronico, si associano queste problematiche della sfera sessuale che inducono il paziente in sede di visita urologica andrologica. È chiaro, l'obiettivo è eliminare la prostatite agendo su eventuali processi infiammatori infettivi, cercando di normalizzare l'equilibrio batterico-intestinale, di creare queste ubiosi, andando a detendere tensioni muscolari del pavimento pelvico. Ma nello stesso tempo, alcuni studi, a cui riferisco questo video di un mio articolo scritto forse già più di un anno fa, hanno evidenziato come, e ancora non si è ben identificato il meccanismo di partenza, la condizione di prostatite cronica e quindi dolore pelvico cronico possa incrementare l'attività di alcuni recettori del sistema nervoso centrale. A livello del nucleo paraventricolare dell'ipotalamo vi è una sovraregolazione di recettori così chiamati NMDA, per l'acido N-metildiaspartico. Questi sono il sistema NMDA in generale è un sistema eccitatorio che si contrappone sempre in maniera così molto molto semplificata al sistema GABA che è il sistema frenante del nostro tessuto cerebrale. Il sistema NMDA è un sistema eccitatorio, quindi una sovraregolazione dei recettori può essere collegato oltre a altre condizioni cliniche a una condizione di eiaculazione precoce. Quindi, questo video non vuole essere certo risolutivo, non è che fatto questo vi è la soluzione finale per i disagi del paziente, però è anche per evidenziare che il problema potrebbe essere solamente, quindi non legato a fattori periferici, prostatici, che sono sicuramente l'origine di tutto, ma anche poi sovraregolazioni recettoriali centrali che magari potrebbero in futuro trovare delle soluzioni terapeutiche per alleviare il disagio dell'eiaculazione precoce. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.